Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Jacopo Mi. Oggi siamo su GTA V con Michael, o come lo chiamo io, il nonno laser. No, c'è Mama Spain. Comunque direi subito di salire sulla nostra auto. Comunque l'arma che stavate vedendo è la carabina avanzata, come cavolo si chiama, messa su nell'ultima patch. Cioè praticamente noi usiamo tutte le mod, le crack. No, sono ufficiali. Sì, le crack non ufficiali. Comunque adesso direi subito di partire facendovi vedere un'auto che è abbastanza interessante. Ma tanto che ci siamo, utilizziamo questa Felsia che ho recuperato. Ecco, tra l'altro facciamo notare che figa che è l'auto, con cioè ha delle specie di freni che quando scendono quelli lì inchiodano, no? Sono le bande chiodate. No, quelli non sono. No, quello lì è l'estrattore dell'aria. No, sono bande chiodate che tu freni. Senti, io seguo la Formula 1 da quando te stavi cercando di hackerare Facebook. Quindi sta zitto. E allora praticamente quando si preme il tasto del pedale e il freno, queste barre chiodate scendono e inchiodano sull'asfalto, quindi tu dici frenano sti freni, inchiodano. No, perché è l'estrattore dell'aria, poi te non capisci niente. Vabbè, l'estrattore dell'aria inchioda anche lui. No, serve per avere più... Senti che cavolo te ne sto a spiegare. Serve per avere più freno. No, sta più attaccata al terreno. Più laser! Rubata sì. La Scott. Sì, adesso l'ho appena visto e... L'ho appena visto, è la centesima volta che lo rivedo. E tra l'altro fra un po' nel video non sentirò più l'audio del gioco, o meglio sentirò in sottofondo, perché ho attaccato le cuffie al PC e sentirò le musiche di Windows Error Remix, quindi Windows a tutto spiano, e poi sentirò le musiche del Creeper che abbiamo trovato su YouTube. Allora adesso stai un attimo zitti perché dovete sentire questo nuovo clacson sempre introdotto con l'ultima patch. Geniale. Però adesso devono cambiarlo. Bisogna mettere la cavalcata delle Valchirie. Ma è questa. Poi devono. È questa qua. Lo so, però bisogna metterla più. Cioè, proprio non più il clacson, solo la cavalcata. La mettiamo noi. La mettiamo, facciamo una pace. Ma no, la mettiamo nel video. Chi se ne frega di GTA, se lo metto o non mi la metto. O no. Non ci ho mai pensato. Questa qui è una scoperta geniale. Comunque ragazzi, diciamo subito che purtroppo oggi non è potuto venire con noi Stefan Chaos causa Creeper. E come al solito, perché lui a casa è infestata, lui c'ha l'allevamento di Creeper, no? E ogni tanto succede che praticamente, cioè, ci sono degli incidenti. Creeper, guardate che auto questa qua. Allora facciamo subito una cosa. Aspetta, adesso direi subito di andare a modificare quest'auto perché ci sta. Comunque, e poi io avrei una domanda da fare a Wolf. Perché io ieri ci sono stato tutta la notte a pensare, no? Ma secondo te praticamente fantasma deriva da fante? Non credo. È una cosa che nel vocabolario italiano non è descritta. Una domanda. Perché quando io muovo il filo delle cuffie c'è scritto è stato inserito un jack, è stato disinserito? Perché si sono rotte. Ok. No, infatti non sento più cacchio da una cuffia. Ma quello lì normale. Vabbè, calcolate che dovrei aver riparato io queste cuffie, però. Ma comunque direi subito di mettere l'armatura, i freni. Secondo me questa qua è una delle auto migliori. Naturalmente col clacson della calcata delle Valchirie, perché verniciature direi di fare un pacco. E colore secondario, ma chi è questo qua? E quest'altro? E quest'altro ancora? Cosa stai dicendo? Allora, ciao, sentiamo un pochino le musichette fighe mentre faccio il coglione. Allora, ma non è quello che fai sempre. Sì, infatti. Allora, godiamoci le nostre super playlist. Cioè, iniziamo, tutto lo goderai perché noi naturalmente. Iniziamo con Windows Sound Remix. Ogni tanto magari sentite io che la canticchio, ma è tutto normale.
sono playlist super personalizzate. Una cosa dicendo che adesso mi sono ricordato che non abbiamo, quindi non abbiamo ancora fatto un video dove parlavamo di Michael. Michael Righini, giusto? No, non quello. Essere stupido. Niente, poi magari nel video momenti un qualche pezzettino di musichetta ve la mettiamo, giusto per farvi capire che minchiate stiamo sentendo. No, chi sta sentendo? Lui. Perché sono io a colocare le cuffie, Wolf in realtà sente soltanto il gioco. È una musica bellissima, guardate. Ho trovato anche Gaze to Hell, fatta soltanto con la musica di Windows, quindi... Ma comunque questo Gran Turismo è assurdo. A questo punto direi di fare una cosa abbastanza divertente. Spaventiamo un po' la gente. Allora, facciamo... Che è sto roba? Che è sto rumore qua? Vabbè. Comunque questa qua è la pistola che hanno aggiunto ed è abbastanza forte. Allora, vediamo un pochino. Parlai forse di Michael Rametta? Prima? No, Michael Tumblr, come cavolo si chiama? Michael Stroghi Toffney. Toffney con la Y o con la G? Con la I. Facciamo così, Toney. Michael Toney, che come tutti sappiamo, Michael Roy Toney, che è morto il 3 ottobre 2009. Cioè cos'è, lo chef Tony? No, lui era lo chef. È stato falsamente accusato e condannato per un attentato che ha ucciso due maschi e una femmina a Lake Worth in Texas. L'incidente ferito anche un altro maschio, è tradotto con Google Translate. Un altro maschio e femmina è stato condannato alla pena di morte, è stato 10 anni in braccio della morte prima di essere rilasciato il 2 settembre 2009. E poi è morto il giorno dopo. Ma che sfiga però. No, un mese e un giorno dopo. È morto in un incidente d'auto. Chissà poi chi è che l'ha causato. Io stavo andando in vacanza e... Cavolo significa, dai. E praticamente... La signora Tony, il signor Max, ha detto che Tony stava guardando un camion della notte nei bombardamenti. Nella notte. Tuttavia Tony ha detto che non ha acquistato il veicolo fino al 13 dicembre 1980. Vabbè, non si capisce un cacchio come al solito per Google Translate. Allora, a questo punto. Comunque vi diciamo subito che adesso, oltre a questo qua, ci sarà un video con Franklin. E poi si spera anche con Stefan Kautz. Ah, ma forse Franklin intendi DJ Franklin, quello che ha fatto la musichetta. Perché c'è scritto Blue Wolf Production? Ah niente, questa qui è una musichetta simpatica. Ma forse tu intendi quella la musichetta del Creeper di DJ Franklin, non so, tu dici ti Creeper Song e la trovi su YouTube. No, io sto parlando di GTA, sai? Ah, ecco, no, perché se intendevi quella musichetta lì fa tipo... Creeper Song, DJ Got Us Fell in Love, Game Parody. E fa tipo qualcosa... Aspettate. Tu. È bellissima da sentire. Magari la mettiamo. Ecco, questa qui ci starebbe assieme anche alla parodia di Wrecking Mob. Che è la parodia di Wrecking Ball. Che è la parodia Wrecking Ball. No, aspetta, se provo un attimo fa una prova. Pirata del volante. Oh, è vero, ma secondo voi se noi ci mettiamo a picchiare l'auto di uno con un manganello si ferma? Molto bene, questo qui è un test assolutamente. Ecco, è un po' incazzato. Beh, direi che non si è fermato, insomma. Non tanto. Perché? Ce lo sto sentendo io. Ah, ma ecco cos'è che c'era di strano. Guarda. No, aspetta, dove... No, aspetta, cos'è che stai sentendo tu? A caso è che stai ascoltando te? E com'è possibile, dato che le tue cuffie non sono le mie? Perché si sentiva. Tipo, se io faccio così... Ma c'è un cortocircuito di cuffie qua o cosa?
No, non puoi sentirla tu, scusa. Le cuffie sono scollegate. No, nel senso di che li sentivo perché era così forte. Ah, allora devo alzare un pochino. Perché se alzo la sento soltanto io. Poi non è vero che è alta. Perché sennò non sentirai il rumore che fai tu distruggendo le auto degli altri. Mi raccomando ragazzi, distruggete le auto degli altri, non le vostre. Allora, ringraziamo assolutamente per queste favolose canzoni che ci sono state date. Mine Crazy 1000, 100, non so, 1000, non so. No, è 100. Minecraft Finest, che ha fornito la canzone Minecraft Parody di Michael Jackson's Thriller. E Wrecking Mob, che ha che è stata fatta dalla Caveman Films. Sì, comunque ragazzi, che poi nel video magari mettiamo qualche pezzetto, quindi è opportuno ringraziare questa. No, no, le mettiamo tutto, mi vanno tagliare i pezzi. Perché insomma vogliamo veramente ringraziare chi ha fatto un duro lavoro, perché dietro ci sono anche i video eccetera. Eccezionale. Però no, vogliamo che lo faccia pubblicità, perché l'abbiamo fatto pubblicità. No. Anzi, vogliamo chiedere quale programmi hanno usato per fare questi video, perché hanno veramente dei video, sono veramente molto belli da vedere. E sbaglio, sta andando in metropolitana. Sì, quindi. Però se mi ricordo bene, forse non si può. Infatti. Allora, ragazzi, si va a piedi. Come non si può? Perché è chiuso, non si può? È chiuso. Tu scendi dall'auto e è aperto, giusto? Però se ci risali è chiuso. No, non ho capito. Lascia stare. Sai che non, cioè tu non capisci mai niente. No, 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 no. Ok, lo ammetto, ho sbagliato qualcosa. Allora, facciamo le nostre solite ricerche stupide che facciamo in a caso. Intanto io sto cercando di scappare dalla polizia metropolitana. Allora, intanto vi annunciamo subito che probabilmente siamo stati bannati, o comunque verremo bannati, non sappiamo esattamente quando, da Forum Free, no, da Forum soltanto Community. Cioè, io il mio profilo verrà bannato da Forum Free, da Forum Community, perché abbiamo fatto una cosa disonestissima. Abbiamo fatto spam ovunque e quindi verremo bannati a vita perché abbiamo fatto una cosa che non si deve fare. E detto questo, direi di cercare, insomma, tipo su non ci croppi. Mamma mia, ragazzi, siamo scappati a tre stelle. Il problema è che non so più dove andiamo a uscire. Allora, non ci non tre stelle per soltanto per essere andati in metropolitana. No, allora così prima. Allora, su un'enciclopedia io direi di cercare il significato di server, naturalmente, che tutti sappiamo che un'enciclopedia ce lo può dire meglio di chiunque altro. Secondo me stai davanti. Server di un'enciclopedia. Oh, vediamo un pochino. Sì, poi tre non ammazza se sono qua. Attenzione, questo articolo parla in un'enciclopedia. Il seguente articolo contiene quantità abnormi di autoreferenzialità. Se lo leggi senza prima aver consultato qualche articolo in un'enciclopedia, rischi addirittura di imparare qualcosa. E qua nessuno vuole che accada una cosa del genere. Enciclopedia.wikia.com non risponde. Causa: diminuzione del flusso di elettroni. Internet Explorer a proposito del server di un'enciclopedia. Ma quanto ci mette a caricare la mod di un'enciclopedia? Chiunque sul server di un'enciclopedia è quasi più veloce di un Commodore 64. Alcuni sul server di un'enciclopedia. Cioè, geniale. Per chi non lo sapesse, il server è una macchina studiata appositamente per complicare la vita ai enciclopediani. O anche i pistoloni che alla sera vandalizzano un'enciclopedia consumando imbrogli tra bocchetti. Non è nient'altro che un mezzo ideato da Dio in persona per mettere alla prova col pistola gli utenti di un'enciclopedia. Sopravvivere a ciò che è una grande dimostrazione di maturità e sopromazia rispetto al morale rispetto alla massa. Ragazzi, finalmente siamo riusciti a raggiungere l'uscita. Allora, questo marchingegno infernale è stato progettato per andare repentinamente in crash, non caricare, cioè schiantarsi al suolo al 13° piano, non caricare pagine richieste ma visualizzare soltanto quelli siti affiliati,
Visualizzare pagine richieste in carattere devanagranico. Deva. Ah, India, indiano. Aprire automaticamente Windows Media Player e mettere a tutto volume gli album di Michele Zarrillo che avete nascosti e disco fisso il PC. Impedire accesso a siti di alto contenuto pornografico. Aprire questa pagina qua. Ah, c'è anche questa pagina qua. Cioè. Questo articolo contiene forti dosi non serve. Cioè, c'è una pagina che si chiama questa pagina qua. Con anche la sua storia. Eh sì, sono stati ravvistati all'epoca di Gilgamesh. Cioè, ha un cervello di mercurio. Ma che cacchio. Utilizzi questa pagina qua, può essere stampata, ripiegata in quattro, usata per pareggiare un tavolo traballante. Si può tagliare a fette. Si può tagliare a fette con il maiale. Fissarla per almeno 16 ore di fila senza distogliere lo sguardo, guarisce l'epilessia. Ma si può usare per vandalizzare siti erotici. Questa pagina qua non è simile a quest'altra pagina qua, cioè Marisa Laurito, che non esiste. Questa pagina qua ha dato purtroppo origine a quella pagina là, cioè c'è anche quella pagina là. Meteorizzata da Albert Einstein durante la guerra civile galattica mentre cercava modi sempre nuovi e divertenti di fare seghe mentali. Fu infatti in questo periodo che si occupò anche del motore a gatto imburrato. Interessante. Motore a gatto imburrato. Ops, sì, cazzo, ho sbagliato qualcosa. Forse i lettori più attenti si saranno resi conto del paradosso insito del termine stesso. Perché si parla di quella pagina là, se state leggendo ora? Non dovremmo chiamarla questa pagina qua? No, perché così sarebbe questa pagina qua. Cioè quella pagina qua. Chiaramente è impossibile affermare che questa pagina qua è uguale a quella pagina là. Ovviamente lui può spiegare tutto in un istante, ma non lo farà. Lui, Jack Norris. Ma non si capisce niente. Una spiegazione. In tempi recenti un altro scienziato, Tonio Cartonio, ha elaborato un complesso procedimento logico in grado forse di spiegare qua questo intricato mistero. Essendo sì, questa mia, questa buffalo qua un po' messa male, ormai non gira più. E io non so neanche dove che sto andando. Essendo questa quella pagina là, è evidente che tu attualmente stia leggendo quella pagina là. Quindi se stai leggendo vuol dire che tu su questa pagina qua non sei su quella pagina là, ma sei su questa pagina. No, ma cioè dov'è che stiamo andando? Secondo molti però l'unica cosa dimostrata a questo ragionamento è che Tonio Cartonio è un coglione. Altre persone sono convinte che tutto ciò sia un'enorme perdita di tempo e altre ancora si chiedono se abbia senso spiegare un paradosso. Attualmente i ricercatori Oral B, grazie all'aiuto di un potente supercomputer, sono vicini alla spiegazione. Leggiamo chi è Tonio Cartonio. Ma è tutta viola questa pagina! Il fatto che tu sia venuto a leggere questa pagina è la conferma che sei omosessuale. Ma no! Ma no! Cioè, è una pagina. Strega Salamandra, chi è Strega Salamandra? Io ti incenerisco, Strega Salamandra sugli abitanti del Fantabosco. Ah, ma è vero, è quella del chiosco del Fantabosco. La strega tenta a pulire il chiosco di Tonio Cartonio col piumino Swift. Ah, ma ecco perché Tonio Cartonio è quello è quello della mela, della mela di mela visione. No, ma non ci è arrivato. Strega Salamandra ha ucciso Tonio Cartonio che, usando la virtuosa scomparsa ai teleschermi, purtroppo adesso Tonio è tornato, anche se con sembianze lievemente diverse, a condurre Tre Bisonda. Si pensa abbia fatto ricorso agli esperi del drago. Ma che cavolo? Cioè, sono andato con un altro, ho fatto. No, questa qua la voglio provare. Cioè, adesso proviamo l'auto senza. Comunque guardate ragazzi che è geniale la Mini con tre ruote al posto di quattro. Non esiste Tre Bisonda. Non esiste la pagina Tre Bisonda, ma esiste. No, esiste, ma non esiste. Ah no, ecco. Lo sai che ha un senso quello che stai dicendo? Orrore 404, cervello non trovato. L'enciclopedia non ha una pagina con questo nome. I motivi possono essere diversi. Sei troppo stupido anche per questo sito.
Hai sbagliato a recitare perché sei, non sei provvisto di pollice opponibile. Ricordi di aver visto questa pagina in passato, forse perché eri sotto effetto di stupefacenti, o magari è stata brutalmente calcio rotata perché non conforme le linee guida. Però sta del calcio rotata. No, attenzione, questa pagina è stata cancellata. Ma non c'è. È stata cancellata da uno che poi è stato mandato, ma è stata ricancellata. È stata cancellata 155 volte senza che nessuno me la rifacesse. Il contenuto era succhia. Questo Panzer, ma fatto così è da cancellare in tronco, cioè hanno cancellato sta pagina qua 150 volte. Ecco, la cosa abbastanza interessante a proposito delle luci della polizia è che non lampeggiano sempre nello stesso modo, ma ogni tanto cambiano, non si sa perché. Raffaellino propulsione, ecco a voi signore e signori il gatto il motore a gatto burrato. Motore a gatto imburrato. Eppure si muove Galileo Galilei su motore a gatto imburrato. Non so se tu che dici. Allora, teorema. Che cosa accadrebbe se incollassimo una fetta di pane imburrato alla schiena di un gatto e lo lanciassimo in aria? Il gatto, per effetto della legge di gravitazione ematofelino, cercherà di addrizzarsi sulle zampe, mentre il toast, per effetto della legge di gravitazione del pane imburrato, ruoterà il suo lato imburrato verso il basso. Cioè, aspetta. Perché il pane imburrato, quando lo lanci in aria, ci vuota verso. Sì, è una delle prime leggi di Malthus. Queste due forze rotazionali contrapposte fanno in modo che il gatto ruoti su uno dei suoi assi. Considerate le leggi precedenti, un gatto a cui la schiena è applicata una fetta di pane imburrato viene lasciato cadere a qualunque punto. Ipotesi A: cade dal lato delle zampe. Impossibile perché violerebbe la legge di gravitazione del pane imburrato. Ipotesi B: cade dal lato del burro. Impossibile perché violerebbe la legge di gravitazione del matofelino. Ipotesi C: cade di lato. Impossibile perché violerebbe entrambe le leggi, da cui negativo per negativo uguale positivo. Quindi possibile in realtà, ma troppo sensato per un'enciclopedia. Ipotesi D: nel caso tu fossi troppo intelligente per l'ipotesi C e quindi volessi trovare un'antitesi, la vogliamo subito impugnare. Per ovviare ad una doppia negazione si possono aggiungere gli effetti per il burrato lato del gatto. Una prima negazione. Negativo per negativo uguale positivo. Positivo per negativo uguale negativo. Ma notare che il gatto non potrà cadere nemmeno di lato. Così il moto sarà uniforme. Ipotesi E: si origina il fenomeno noto come Nyan Cat. Ipotesi non ancora dimostrata, in quanto chi ci ha provato è stato disintegrato. Quindi in totale il gatto non può cadere. Legge di conservazione antigravitazionale moto burro felino. Il gatto con pane burrato. No, cavoli, ma. Una volta in aria, galleggerà trovando un equilibrio in uno dei 9 punti di Lagrange, uno per ogni vita del gatto. Comunque, ragazzi, direi a questo punto di chiudere questo video. Ci vediamo la prossima volta con una macchina nuovissima in GTA con il motore a gatto imburrato. Quindi bella a tutti da Wolf, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, bella a tutti da Wolf. E da Jacopo Mi.